Una cosa molto importante che è successa nella mia vita subito prima della pandemia è stata che mi hanno chiamato a fare un programma comico in Rai. Qui è quando voi fate un entusiastico oh, prego, grazie, grazie, esattamente questo era questo che volevo sentire. Un programma di 60 puntate, io ne ho fatte 58 meno di quelle che mi avevano promesso, ho fatto due puntate, 24 secondi di esposizione mediatica dalla mia faccia in Rai. Sono tornato a casa e ho cambiato il mio nome su Facebook da Eleandro Rossi a Eleandro Rossi Celebrità, perché mi sembrava giusto così. Il programma si chiamava Battute, col punto interrogativo. Sulle mani chi l'ha visto? Confermate i dati audit del mio possesso. Confermate. Ed è andato così. Ci hanno chiamato tutti i comici e autori a Roma a fare un brainstorming, come dicono a Peschiera del Garda, credo. E mentre eravamo lì, ci telefona Freccero, che era il direttore di Rai 2, lo mettono in viva voce e ci dice siete la nuova generazione comica di questo paese, stiamo per fare una roba che rovescerà l'idea di comicità in Italia. Andiamo tutte le sere in prima serata su Rai 2 alle 8.30, esaltatissimi da questa cosa. Registriamo la puntata pilota, Freccero la vede, dice fa cagare, è cancellato. Così. Gli autori cominciano a mozzarsi le dita come degli yakuza giapponesi. No, Freccero-san... e ottengono di spostare il programma alle 10 di sera, poi verrà spostato alle 11 di sera quando non se lo sarebbe inculato più nessuno, e poi verrà spostato a 1 di notte e per vederlo dovevi rispondere a un quiz a risposta multipla su Televideo, che non era esattamente la modalità agile di vedere il programma. E funzionava così, come funzionava? C'era un tavolo a cui era seduto un conduttore, attorno al tavolo 15 comici, il conduttore leggeva una notizia di gossip, politica, sport, quello che è, un comico attirava la sua attenzione e faceva una battuta. E come funzionava? La sera prima ogni comico riceveva un foglio Excel con tutte le notizie che sarebbero state lette, ogni comico aveva una colonna e scriveva le sue battute. Se agli autori piacevano te le facevano dire, se non gli piacevano ti davano le loro, che a me va benissimo perché io sono una puttana totale, sono una puttana totale. Se mi paghi dico qualsiasi cosa, se sento l'odore dei soldi io strizzo l'occhio e faccio l'occhiolino, mostro il capezzolo immediatamente, questo è quello che faccio se sento l'odore dei soldi. In due giorni ho scritto 16 battute e me ne hanno cassate 16, non 15, 16. Che va bene, perché se mi danno delle battute migliori, ma io sono molto contento. Mi hanno dato 4 battute d'un brutto, ma di un brutto. Vi faccio la migliore che mi hanno dato, era questa. Notizia. Gli scienziati hanno scoperto che il buco dell'ozono si sta restringendo. Tempo, 25 anni, sarà completamente sigillato. Battuta. Allora lo possiamo dire che le ciminiere facevano bene a questo pianeta. Non è una battuta, figlio di puttana, che cazzo mi hai dato? Che cosa cazzo mi hai dato? È bello che mi hanno detto, no, questa dilla come sai fare tu. Che cazzo faccio? L'accento svedese, che cazzo faccio? Non mi hanno fatto fare le battute, però mi hanno fatto fare il monologo. E il monologo in Rai, anche se va in onda a tarda notte, è importantissimo. Nella carriera di un comico è importante perché è il monologo in Rai. Fate il monologo tagliato completamente, non è mai esistito. Tagliato male, perché se ti guardi la puntata su Rai Play, si vede che a un certo punto io rientro al tavolo e non si capisce dove cazzo sono stato. Faccio la figura di quello che è andato a cagare durante il programma. I Vazzanicchi, vaffanculo. E la sciabolata è stata che non me l'hanno detto che mi tagliavano, non me l'hanno detto. Quindi io sono tornato a casa la sera, ho chiamato tutti i miei amici, perché c'è il mio monologo in Rai questa sera, ho chiamato i miei genitori che mi hanno letto alle 5 del pomeriggio, li ho tenuti svegli con della cocaina e un defibrillatore. Arriva il mio momento, tagliato. E in realtà lì io ho avuto un moto di orgoglio, perché ho pensato, vaffanculo, si vede che ho fatto una satira così tagliente, ma così graffiante, sono stato censurato in Rai, ma questa è una cosa meravigliosa, devo esserne molto orgoglioso. Invece no, avevo fatto cagare il cazzo, nessuno aveva riso, una signora si era messa a piangere nel pubblico, quindi va benissimo così, mi hanno pagato, questa è la cosa importante. E non dimenticheranno velocemente i miei capezzoli.